Siamo qui in piazza con le mamme per la libertà di dissenso, siamo qui davanti al carcere Lo Russo e Cutugno, il carcere delle Vallette. Come mai siete qua, in presidio? Allora, noi siamo in presidio periodico per sostenere sia le vittime della repressione che appartengono al movimento Notavo che appartengono alle lotte cittadine. E in questo momento, da pochi giorni, sono stati rinchiusi Giorgio, Umberto e Stefano che fanno parte del movimento Notavo o delle lotte sociali di questa città, appunto. Poi, in particolare, da sempre, da quando siamo presenti, abbiamo instaurato un rapporto, una relazione con le donne della sezione femminile, che molto spesso ci hanno scritto e ci hanno comunicato la loro condizione, che noi sosteniamo assolutamente anche con i nostri presidi. Ecco, qual è la condizione in particolare delle donne, ma anche di tutti i detenuti che voi sappiate, visto che siete in contatto con le donne, in particolare nel carcere delle Vallette, anche a fronte della visita della ministra Cartabia pochi giorni fa? Allora, la visita della ministra Cartabia è stata senza dubbio importantissima, perché una ministra deve venire a vedere con i suoi occhi quello che è la realtà di questo carcere, che è disastrosa, lo sappiamo, ne abbiamo sempre parlato, con i numerosi processi per le violenze e con le sezioni che sono state denunciate per gli obbrobri che nascondono. La cosa che ci ha reso molto tristi, noi che sosteniamo le donne, le donne della sezione femminile, è che la Cartabia non è andata o non è stata fatta andare alla sezione femminile. A fronte del fatto che queste donne hanno scritto ripetutamente al Ministero, alla Ministra, hanno fatto degli scioperi per avanzare le loro richieste di miglioramento con la proposta, la richiesta dell'applicazione della libertà anticipata speciale, che potrebbe essere uno degli strumenti per svuotare un pochino le carceri. A fronte della loro lotta non violenta, detta, scritta, avanzata con lettere, la ministra non si è fatta vedere. Questo per loro è stato molto doloroso. Grazie.